Voglio essere miau. Sai come nessuno è riuscito mai. Catturerò e così li allenerò. Pizza Miau. Ed eccoci qua. Una nuova giornata a... come si chiama sto posto? Boh, vabbè. Boh, che altro vi devo dire? Oh, Magica sta morendo lì! Qui ci sta una casa. E il nostro Giovannino sta guardando video su PokéTube. Aio, quanto mi fa ridere questo Mino, aio. Aio, Giovannino, vieni qui, veloce, porta di quella arrivo vacca. Subito, aio. Cosa vuole mio padre, aio? Babbo, dimmi, ma che ci fai lassù, aio? Vento tira quassù, aio. Dove sei stato? Sempre a guardare quei filmini con le donnine nude, eh? Aio, babbo, YouTube guardavo. Aio, vero, eh? I filmini li guardavo io ieri sera. Comunque, tempo ne hai per levare i soci dall'orto? Aio, babbo, tanta voglia non ne ho. Aio, una domanda non era. Veloce a levare i soci, vai! Aio, babbo, vado. Usa il mio Tauros per levarli, aio, se la tua baccaccia non ce la fa, aio. Ci manca solo questa, bisogna togliere anche i ratti dall'orto, aio. Dove sono i ratti? Ehi, c'è un pesce qua. Pesce, torna dentro, aio. Mi fai anche ammezzare tutto. Ma non c'è nessun ratto. Ecco qua il primo ratto, vieni qua. Baccaccia. Butta giù il ratto, aio. Buttalo giù, buttalo. Buttalo giù, brava baccaccia, brava. Intanto sarà meglio togliere tutto questo, aio, sennò domani al mercato non vendiamo nulla. Aio, quanto è bello fare il contadino. È rilassante sbirulino. C'è qualcun altro? E c'è un altro pesce, aio. Vai, baccaccia. Buttalo giù. Non vogliamo pesci nel nostro orto, aio. Ma cosa fai? Scompare e riappari. Comparisci. Il tuo lavoro è fatto, brava. Oh, attenzione, c'è un ratto qua, ma mi sa che è troppo forte. Meglio andare a prendere il Tauros di mio padre. Dov'è? Eccolo qui. Vieni, Tauros. Pensaci te questo ratto, se no torna qua da noi e ci fa fuori tutto il raccolto. Vai, Tauros. Bravissimo, Tauros. Oh, ancora pesci escono fuori. E dai, non ci deve essere nessuno qua, capito o no? Dagli un bel pestone in faccia. Un pestone, vai. Bravissima, baccaccia. Così almeno prendiamo anche tutti i pesci. Mettiamo tutto in frigo, vai. Beh, si sta facendo notte. Oddio. Guarda quanti topi ci sono laggiù. State lontano dall'orto, aio. Papà, vieni. Ho finito tutto. Ho fatto anche il raccolto. Domani andiamo a vendere, ok? Andiamo a letto ora, dai. E prima o poi verrà, eh? Intanto io dormo. Oh, buongiorno mondo. Siamo pronti a fare ancora più raccolto. Essere sempre più dei forti contadini. Ma ci sono ancora pesci qua, aio. Via di lì, Tauros. Levali te, per favore. Ehi, babbo non c'è a letto, dov'è? È tornato lì fuori. Ma gli piace stare lì sopra, eh? Aio, papà, dimmi tutto. Aio, bravo Giovannino. Ma senti, tu finito la scuola hai? Sì, scuola ho finito, come sempre bocciato sono. Come tuo nonno sei. Allenatore devi fare. Allenatore di Pokémon io. Messo solo a coltivare l'orto, aio. Tuo nonno forte allenatore era. Mio nonno un allenatore. Ah, io non lo sapevo. Era forte, nonno. Idee cambierai quando indosserai la divisa di tuo nonno. Allora sì, babbo. Vado a fare l'allenatore di Pokémon, aio. La divisa del nonno. Hai la divisa del nonno, non me l'hai mai fatta vedere. Vado subito a mettermela. Dove la trovo? Nell'armadio in casa la trovi, aio. Ok, aio, vado subito. Ma non c'è nessun armadio, aio. Aio, accanto al frigo. Accanto al frigo? Ma perché accanto al frigo? Forse è qua sopra. Aio, l'ho messa. Oh, ma è bellissima. Non sapevo che mio nonno aveva così tanto stile, aio. Posiamo il pesce e posiamo tutto. Anzi, no, il pesce andava qui. Dove vai? E stai qua, pesce. Posiamo il nostro Tauros. Babu,
Grazie mille, bellissima. Diventerò un allenatore fantastico, io. Aio, figlio mio. Davanti a te un'avventura fantastica, hai. Mi raccomando, non dimenticarti di passare da casa, eh. Ciao, stammi bene, aio. Lo farò senz'altro, babbo, aio. Ok, iniziamo subito. Andiamo. Oddio, c'è un cavallo là che prende fuoco. E che fa? Sta buono lì. Poverino, prende fuoco. Che c'è scritto qua? Strada pericolosa, non proseguire. Stanno costruendo la strada, non posso passare da qui. Che fa questo uccellino? Oh! C'è l'uccellino che mi viene ad attaccare e noi lo buttiamo giù. Grandissima vaccaccia, così si fa. Oh, minchia fai, ripensato ci hai! No, no, no babbo, no, è laggiù la strada, la stanno costruendo, non ci può fare niente, devo andare di qua. Oh, non è che rotta te l'hai, vero? No, no, tranquillo babbo, non ti creo nessun problema, te stai lì. Andiamo, l'avventura inizia, dove si va? Ci sono i ratti, ci sono. Mi attaccano i ratti, mi attacca. Mi fanno perdere la testa, ratti, vedete? Da che ci si fa? Oh, è fortissima! Ecco, mi è tornata la testa. La mia vaccaccia è fortissima, io. Bisogna arrivare presto al centro Pokémon. Ha detto mio padre che era di qua. Qui c'è una casa, io. Di chi sarà? È permesso. C'è un bagno, usiamolo. Oh, scusate, torno subito. Devo fare un bisognino. Ah, laviamoci le mani e andiamo. Scusate, se usate il bagno. Fate arieggiare un pochino, perché sennò c'è un po' di puzzo. Oh, c'è una signorina laggiù. Salve, signorina. Aio, che vuoi? Non volevo disturbare, aio. Pane ne vuoi, barbabietole ne vuoi. Vendo tutto, Aio, vattene via. No, ok, niente. Andiamo via, è un'allenatrice. Si arrabbia, sennò. Seguiamo la strada. C'è un'altra casa. Che cosa ci sarà dentro? Non mi allontano quasi mai da casa, io. Ehi, è un altro coltivatore. Guarda lì. Eccolo là. Salve, signore. Ah, io salame ne avevo piaciuto né voi. No, grazie, c'ho già i miei. Vuole una piuma. Un bel pollo crudo. No, non vuole niente. Non vuole il pollo crudo. E noi continuiamo, andiamo avanti. Attenzione però che è notte. Non ci si vede niente qua. Ah, io, cos'è questo? Pozzo pericolosissimissimo. Attenzione, Guarda com'è profondo. Qui c'è da farsi male, io. Che c'è scritto qui? Via dal pozzo, attenzione, morte certa, addirittura. Ma da dove arriva? Meno male ci sono queste sbarre che non fanno passare. Attenzione, oh, cos'è quello? È un ratto gigante, un altro ratto laggiù. Ma quanti ratti ci sono? Oddio, che cos'è questo minuscolo essere? Un ratto piccolo. Ciao, ratto piccolo. Aio, attenzione, qui si va dentro il bosco tetro. Stiamo attenti, piano piano, buono buono. Attenzione, c'è qualcuno laggiù. Prima che trovo, lo riempo di botte. No, non voglio avere niente a che fare con nessuno, ho paura. Andiamo di qua. Cambiamo strada. Non facciamoci sentire, io. Aiuto. Babbo, dove sei? Qui ho paura. Meno male sta venendo giorno. Ho avuto fortuna, ho passato tutta la notte qua giù. Mi sono perso. Questo bosco è troppo fitto, io. Forse laggiù si sta aprendo, andiamo a vedere. Forza, corriamo un pochino. Cos'è quello? Una pianta che si muove. È un albero che si muove, io. Laggiù continua, e qua continua. Da dove si va? Andiamo di qua, vai, andiamo di qua. Ecco, ho sbagliato. Cos'è quella cosa? Ed eccoci giunti alla fine del primo episodio della Pixelmon Summertime. Giovannino è arrivato nel bosco tetro e dopo una deviazione forzata arriva dinanzi a una torre distrutta. Cosa succederà? Andrà a vedere cosa nasconde questa torre oppure tornerà indietro? La serie è appena iniziata. Voglio essere il miau. Sai come nessuno è riuscito mai. Catturerò e così li allenerò. Ciao.